Ehi tu, vieni qui. Sono il professor Pomari. Pomari? Pomari, Pomari? Mo so cacchia mari. Ecco, cappello. Siediti. Sì. Adesso ti farò un piccolo esame per valutare il tuo grado di preparazione. Quando è morto Alessandro Manzoni? No! È morto Alessandro Manzoni! Poraccio! Io non sapevo manco che stava male, oh! Ciao, papà! Ciao, Ricchetta! Un bacio al paparino! Eccomi qua, sono stata all'istituto di bellezza. Che hai trovato chiuso? Ma che è un nuovo allievo, papà? Sì, cara. Allora, una domandina facile. Se in una tasca dei pantaloni hai 100.000 lire e nell'altra tasca hai 10.000 lire, cosa hai in tutto? Allora, se in una tasca c'ho 100.000 lire e nell'altra c'ho 10.000 lire, allora c'ho i pantaloni dell'antro. 100. Senti, adesso mi fai un esempio con il verbo scorrere. Sì, scorreggiava nel suo letto. Papirino, cosa dici? Vuole che faccio l'analisi logica? Sentiamo. Scorre, predicato verbale. Giava, soggetto. Giava, un fiume. Suo, aggettivo possessivo. Nel letto, stato, il luogo. Ma Pierino, Giava è un mare. Il mare di Giava. Non è un fiume. Come fa a scorreggiare nel suo letto? Ha detto scorreggiare. E basta! Per adesso va bene così. Accompagnalo tu in classe, cara. Volentieri, papà. Oh, ma che volentieri? Io c'ho il mal di testa, c'ho. Non posso, non spigno. No, sporco! Mancano 12 secondi allo spegnimento dei lumi. Tutto deve essere... È a posto questo colletto? Rimettere in ordine! Marsch! 10 secondi per andare a letto. Sì, marsch! Segrete di me, teme paura, segrete. No! Pure i ranocchi! E beh, che ci vuole trovare? Un po' l'arrosto? Ah, ragazzi! Se dovessi scontrare con un cazzotto, boom! Non fa buca e te sconocchio, eh! Boom! Che succede guarda qua? Guarda, non fa buca, eh! È lui che... Che cosa succede qua? Ma veramente lui... Tutto pari perché non sei ancora letto! Perché ci stanno i ranocchi nel letto! I ranocchi? Sì! Chi ha messo i ranocchi nel letto di Stoppani? Io conto fino a tre! Se entra il 3 il colpevole non salta fuori, mette in punizione tutta la camerata per una settimana! Marsch! Ma direttore, zitto io... Zitto tu! Sì. Uno! Due! Non è vero niente, signor direttore. La storia dei ranocchi me la sono inventata io. Te la sei inventata tu? E come osi prendere in giro il tuo direttore? Ma veramente io stavo a scherzare... Pezzo di mascalzone! Adesso ti faccio vedere io come in questo collegio... Ti insegna il rispetto per l'autorità dei superiori! Mettiti in ginocchio, marsch! Di taglio sul gradino, marsch! Senza appoggiarsi, marsch! Resterai in questa posizione per tutta la notte! E guai a te se oserai muoverti! Marsch! Signor direttore! Cosa c'è? Perché non sei a letto? È successa una cosa molto grave, Stoppani, il nuovo. Beh, avanti parla, marsch! È sonnambulo. Sonnambulo? Come sonnambulo? Sì, gira per la camerata dormendo. Come si permette? Adesso gli faccio vedere io. Guardi, signor direttore, che se uno è sonnambulo è meglio lasciarlo fare, perché a svegliarlo c'è pericolo che ci resti secco. Storie! Chi ti ha detto queste cose? A me le ha detto mio padre che, come le sai, è uno dei migliori medici d'Italia, insegna pure all'università, però faccio come crede. Va bene, comunque adesso ci penso io. Andiamo, marsch!
Mio padre mi ha raccontato che una volta un bambino sonnambulo salì sul tetto e si buttò di sotto. Qui all'istituto Pierpaoli non si sotta di butta, non si butta di sotto nessuno! Senza mio ordine! March! A letto! March! Cosa fate qui? Tutti a letto! Ho detto a letto, i vostri posti! A letto! A letto! E tu stoppavi, torni indietro! March! Stoppa! Mio padre dice che a svegliarli di colpo c'è pericolo di arresto cardiaco. Faccia lei! Stoppani! Andiamo a vedere che... Avanti! Stoppani! Stoppani! Tu resta qua e blocca gli altri! March! Stoppani! Fermati! Se lo blocca e si sveglia di colpo, c'è pericolo che ci rimanga. Accidervole! Ma dove va? Da quella parte c'è il pozzo nero. Se ci cade dentro, è morto. Stoppani! Corriamo! Stoppani! Il pozzo nero! Il pozzo nero! Stoppani è salvo! Sì, Achim! Ma chi se ne pippa di Stoppani? Io qui sto affogando nella merda! Aiutatemi, March! Resista, signor direttore, resista! Ora andiamo a prendere la vertica e la tiriamo su! Ma qui puzza! E sattura il naso! Damma, vertica! Ecco la vertica! Si aggrappi, signor direttore, si aggrappi! Così, ecco! Mi scusi! Ma cosa fai, idiota? Sa, questo buio l'ho vista! Si aggrappi, si aggrappi! Ecco, così! Ehi, aiutatemi! Lasciatelo! Chi ha bevuto, signor direttore? Sì! Buon gustaio! Beh, buonanotte! Buonanotte! Dove andate? Che ho usato tanto! E io, signora direttrice, ma mi è scappata! Fuori di qui, maiale! Il tuo posto è il porcile, vai! Ti devo salutare qualcuno! E non ridete, eh! Vieni, andiamo ad abbuffare questi maialini, va. Ecco. E buon appetito. E così? Nessuno di voi ha mangiato la minestra oggi, vero? Bene. Allora, non avrete altro finché non la mangerete. Chiaro? Oggi mangiamo soltanto noi. Ah, posso mai contento, sti fatiendo. Mi fanno alzare la pressione, mi fanno. Vedi, fammi rifare un poco la bocca, va. Che squisitezza. Mi pare pure più buona di quella che ho mangiato io. Andiamo a provvedere al direttore e alla direttrice. Voglio tu metti a posto tutto coso, ok? Eccoci qua, puntuali. Cosa sei preparato oggi di buono, Orazio? Un minestrone coi fiocchi. Io ne ho mangiate due scodelle. Provare per credere. Buono, buono, buono. Buona. Vero? Sì, buona. Eccola lì. Buona, buona. Però... Però? C'è qualcosa che non va. Guarda. Chiedo scusa, ma io ogni tanto... ho lasciato una pentola sul fuoco e...
Devo assolutamente andare! Devo! 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 È inaudito! Oddio! Ehi tu! Apri! Apri la porta! Apri, delinquente! Non si apre! Non si apre! Buona, eh? Scusate, devo assolutamente andare. Vengo subito. Eccoci qua. Oddio, oh, ehi, ehi, apri, apri, apri! Io devo andare, devo. Silenzio! Silenzio! Io devo, ma non so dove. Ma come ti permetti, Orazio? Anche tu. È un'epidemia! È un'epidemia! Signore di Dio! Signore di Dio! Ci sono! Ci sono! Ci sono! Serve la chiave?